Eravamo rimasti a pagina 64. Platone non lo poteva sopportare, Senofonte lo odiava, Eschine ci litigava continuamente. Diogene lo considerava un nemico della virtù e nei secoli successivi, con l'avvento del cristianesimo, i padri della Chiesa e gli storici più bigotti ne dissero pesta e corna. Ma perché ce l'avevano tutti con Aristippo? Qualcuno sostiene che lo criticavano perché si faceva pagare per le sue lezioni di filosofia, altri perché conduceva una vita dissoluta. Secondo me, invece, nessuno gli perdonava il fatto di sembrare allegro. Il primo contrasto ideologico tra i discepoli di Socrate nasce tra l'edonismo di Aristippo, che è soprattutto consapevolezza della realtà sensibile, e l'idealismo di Platone. È ovvio che tra due filosofi così diversi non poteva correre buon sangue, ma un Platone tutto stato e collettività, un individualista come Aristippo non poteva che restare antipatico. Non per niente nel dialogo Fedone. Platone, Fedone, 59C. Quando fa l'appello di quelli che erano presenti alla morte di Socrate, mette in risalto la sua assenza. Ecco il testo platonico. E forestieri ce n'erano, chiede Echecrate. Sì, c'erano Simia, Cebete e Fedonda di Tebe. E da Megara erano venuti Euclide e Terpsione, risponde Fedone. E Aristippo e Cleombroto? Chiede anche Echecrate. No, non c'erano, si dice che fossero in Egina. Ora, Egina, un'isoletta poco distante dal Pireo, era famosa come luogo di piacere e di dissolutezza. Tra l'altro, a Egina abitava anche Laide, la favorita di Aristippo. Platone non sente il bisogno di precisare tutti questi dettagli. A lui bastava lasciare intendere, tanto sapeva che gli ateniesi avrebbero saputo leggere tra le righe. In pratica è come se avesse scritto: Socrate era lì che moriva e quei due se la spassavano a Egina. A sentire Cicerone pare che il povero Cleombroto si sia addirittura suicidato buttandosi a mare da un dirupo per aver letto questa malignità. Dopo la morte di Socrate, Aristippo viaggiò moltissimo. La presenza del filosofo ci viene segnalata a Siracusa, a Corinto, a Aegina, a Megara, a Scillunte e ovviamente a Cirene, sua città natale. Pare che in tarda età sia anche caduto prigioniero del satrapo Artaferne in Asia Minore. Morì in Italia, a Lipari, più o meno settantenne. Scrisse molti dialoghi e alcuni resoconti di viaggi, tra cui tre volumi sulla Libia. Di questa ultima opera abbiamo solo qualche frammento. Il pensiero di Aristippo si concentra sulla capacità di sopravvivere all'istante che fugge e sul concetto tutto napoletano contenuto nel verso «Sia munna è narrata, pigliamo un minuto che sta per passare». Se il mondo è una ruota, prendiamo il minuto che sta per passare, un verso dalla canzone «Siamo a Napoli, paesà» di Fiorelli Valente. La maggior parte degli uomini, a seconda dell'età, sopporta la propria esistenza o indugiando nei ricordi del passato o aggrappandosi al futuro. Pochi esseri superiori, secondo Aristippo, riescono a vivere immergendosi nel presente. Spesso sentiamo le persone anziane sospirare con aria sognante, come ero felice a 20 anni, quando sappiamo benissimo che non lo erano affatto. E altrettanto spesso vediamo giovani al culmine della loro forma fisica e intellettuale puntare tutto su un improbabile futuro.
Quasi nessuno, è così, in gamba da partorire una constatazione elementare del tipo: in questo momento non ho malanni, le persone a cui voglio bene sono tutte in buona salute, sono felice. Avere sete e riuscire a bere un bicchiere d'acqua pensando: com'era buona quest'acqua, com'è buona quest'acqua. È un comportamento cirenaico. Il piacere è un venticello, il dolore una tempesta, la vita di tutti i giorni uno stato intermedio paragonabile alla bonaccia. Questa prosa vedica di Aristippo ci fa capire come sia necessario dirigere la nostra barca nella zona dove spira il piacere. Per avvicinarsi ancora di più al pensiero cirenaico, prendiamo Eraclito, Aristippo e Pirandello. Frulliamoli insieme e tiriamone fuori una teoria. Il tempo è costituito da istanti, ognuno diverso dall'altro, e anche l'uomo non è sempre lo stesso uomo nel corso della vita. Vivere quindi vuol dire acchiappare l'istante giusto con la giusta disposizione d'animo, restando dappertutto uno straniero. Questa filosofia del presente non ha mai incontrato le simpatie degli intellettuali. Bollato dal marchio Pensame a salute. Pensamme a salute è diventato sinonimo di disimpegno morale e politico, e come tale non utilizzabile ai fini di una trasformazione della società. Ciononostante, c'è chi considera Aristippo il più socratico dei socratici, proprio per la sua totale indipendenza nei confronti dei problemi della vita. Se per i cinici libertà voleva dire accontentarsi di poco per non subire la schiavitù dei piaceri, per i cirenaici ancora più libertà, essere capaci di attraversare i piaceri della vita senza restare invischiati. Aristippo precede di circa un secolo il collega Epicuro. La differenza tra i due sta nel fatto che il primo era molto più epicureo del secondo. Mentre Epicuro infatti opera delle distinzioni tra i piaceri e ne valuta le conseguenze, i cirenaici praticavano il piacere per il piacere senza starci a pensare più di tanto. Me diaferein edonen edones. Diogene Laerzio, Vita dei filosofi. I più noti seguaci di Aristippo furono la figlia Arete, educata al piacere e nel contempo al disprezzo del superfluo, Teodoro di Talatteo ed Egesia. Come spesso accade, i discepoli scavalcarono a sinistra il maestro, o a destra, come in questo caso. Teodoro suggeriva di arraffare il piacere dovunque esso si trovasse senza farsi condizionare da falsi moralismi. Teodorico dell'egoismo non ammetteva nemmeno l'amicizia. È un sentimento di mutuo soccorso, utile solo agli sciocchi. I saggi, in quanto autosufficienti, non ne avvertono alcun bisogno. Egesia era il più radicale di tutti. Dal momento che non è possibile raggiungere una condizione stabile di piacere, che la vita con le sue emozioni ci procura essenzialmente dolore, tanto vale morire. Fermava i passanti per strada e cercava di convincerli al suicidio. Ascoltami, fratello, tu sai con sicurezza che devi morire. Quello che però non sai è quale tipo di morte ti attende. Magari il fato ti ha riservato una morte violenta e dolorosa, oppure una malattia lenta e crudele. Senti il consiglio di un saggio, suicidati, un attimo ti toglie il pensiero. Pare che ogni mese riuscisse a far fuori un paio di ateniesi. Era chiamato Peisi Thanatos, persuasore di morte. I Megarici. Euclide di Megara, da non confondere con l'altro Euclide, il matematico. Fu il più anziano dei discepoli di Socrate. I suoi dati anagrafici non ci sono noti, ma a occhio e croce potremmo dire che sia vissuto tra il 435 e il 365 a.C. Da giovanotto iniziò lo studio della filosofia dedicandosi a Parmenide, evidentemente alla venuta ad Atene del filosofo di Elea nel 450, aveva lasciato un buon ricordo tra i pensatori greci. Conosciuto Socrate, cercò per tutta la vita di conciliare gli insegnamenti del maestro con le teorie di Parmenide.
I suoi seguaci furono chiamati megarici o anche dialettici, per l'abitudine di condurre discorsi per domande e risposte successive. Luciano de Crescenza, storia della filosofia greca, da Socrate in poi.